un grande abbraccio e un ben ritrovato a Lorenzo Stovini. Ciao Lorenzo. Ciao, buonasera a tutti. Allora Lorenzo, il Catania finalmente si è sbloccato fuori casa, è sempre stato il problema dei rossoazzurri, viene da 3 gol in casa contro il Lecce e da 3 gol in casa del Francavilla a Brindisi, insomma 6 gol fatti e 0 subiti, quindi un plauso va anche alla difesa e insomma noi abbiamo qui il ministro della difesa rossoazzurra, un grande ex Lorenzo Stovini. Una domanda appunto sulla difesa del Catania che comunque sta andando bene e su questo 3-5-2, tu quando eri a Catania hai giocato quasi sempre con un 4-3-3, cosa cambia per un difensore giocare a 3 o giocare a 4? Ma sai, giocare a 3 comporta più attenzione, più corsa e chiaramente se hai un uomo in meno devi coprire più spazio con un uomo in meno, però insomma queste 2 partite mi sembra l'abbiano fatto bene, chiaramente poi si riesce a predilire anche di più la fase offensiva. Tu in carriera hai giocato credo quasi totalmente a 4, giusto? Sì, qualche volta si poteva cambiare modulo, insomma è successo negli anni di poter giocare a 3 o a 4, ma direi che sei sempre giocato a 4 più o meno. Ecco, 0 gol subiti in 2 partite è sicuramente un qualcosa di importante, perché diamo ovviamente i meriti non soltanto ai 3 difensori, e comunque il 3-5-2 comporta anche che i 2 esterni facciano avanti e indietro, ma anche al portiere, insomma Matteo Pisse è dall'anno scorso forse il vero top player del Catania. Quindi un tuo giudizio, non so se tu hai potuto attenzionare qualche giocatore del Catania in questo scorso di campionato. No, ma non ho seguito bene i giocatori, seguo i risultati, ma non ti saprei dai giudizi se non detto davvero di Giacinto, ma perché le ragioni che tutti conosciamo, insomma. Tanto comunque spero, auguro a Catania insomma di poter continuare, insomma adesso speriamo sia sbloccato definitivamente. Lega Pro, come ho sempre detto, è un campionato molto difficile, duro e ci sarà ancora da soffrire, però qua insomma merita per altri palcoscenici e speriamo che possa ritornare presto intanto in Serie B e poi vedremo un po' dove sarà, ma un passo per volta. Ecco, abbiamo parlato anche di vecchia guardia, Giovanni Marchese, Viaggianti, Francesco Lodi, tanto 2 sono diventati, cioè Viaggianti è trovato lo scorso campionato, poi arrivò anche Marchese, adesso Lodi. 3 giocatori che a volte purtroppo sono stati magari un po' contestati per delle prestazioni, però adesso, soprattutto con Lecce, è uscito fuori anche il carattere. Insomma, i famosi senatori spesso fanno tanto anche in campionati semino. Come vedi tu nel calcio comunque i cavalli di ritorno? Perché si tratta di 3 giocatori che sono tornati a Canada dopo tanti anni, quindi magari per questo a volte l'opinione pubblica giudica un po' male. Sì, vabbè, poi si dice è normale quando le cose non vanno benissimo, è normale che si va a prendere i giocatori più rappresentativi, ma sono giocatori che sicuramente possono fare la differenza in una categoria come la Lega Pro. Se hai la voglia di fare bene, più ci metti un pizzico di qualità e di esperienza di tanti giocatori, è normale che puoi riuscire veramente a tornare su. Come vedi il calcio italiano che spesso purtroppo dà pochi giocatori italiani e tanti stranieri ai vivai? Ma è un po' la storia del calcio degli ultimi anni, insomma, difficilmente si possono trovare squadre che puntano sui vivai, ecco, sono veramente poche, insomma. Adesso il calcio non è più quello di una volta, è classico business, lo era già da prima, però è normale che negli anni si va sempre a cercare le plusvalenze, di farci il massimo guadagno. Purtroppo questo succede già da tanti anni, è importante cercare di mantenere sempre la propria identità, è normale che gli stranieri fanno parte ormai integrante da un bel po' di tutto il campionato, insomma ormai li vediamo anche proprio nei settori giovanili, basterà vedere le primavere, ma anche altre squadre. L'ultima domanda te la faccio invece dall'altro punto di vista sportivo, come vedi la tua Fiorentina? Fiorentina quest'anno ha fatto l'ennesima rivoluzione in un breve periodo. E non lo so, adesso la squadra è molto giovane, è stato preso qualche giocatore anche importante, però è normale, ci vuole Pioli, dovrà avere il suo tempo, non è facile, insomma. Torino non ha sfigurato, però non è la Fiorentina dove sono passati tantissimi campioni, ci vuole il suo tempo e credo che purtroppo quest'anno, mi auguro di no, però è il classico anno di transizione, vedremo un po', si potrà puntare se le cose andranno per il verso giusto, magari a una posizione Europa, ma molto 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 difficile.